Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, l'ingresso di Hillary nello show business avviene nel 1984, quando a soli 3 anni con la sua famiglia appare nello spot dell'olio cuore, accanto a Mariangela Melato, successivamente un'amica di famiglia, proprietaria di un'agenzia pubblicitaria, informa la madre di Hillary che stavano cercando una bambina bionda con gli occhi azzurri per uno spot di una marca di panettoni. Il provino andò bene e Hillary venne così scritturata per il lavoro. Negli anni successivi ripete l'esperienza prendendo parte a numerose campagne pubblicitarie, tra cui Cicciobello, Rock, Giocattoli, Renault, Fiat, Barilla, Galbusera, Findus, Balocco, Sansone e Interflora. Secondo quanto rivelato da più fonti, se Berlusconi dovesse decidere di fare fuori Hillary Blasi dall'Isola dei Famosi e di sostituirla con un'altra conduttrice o un altro conduttore, insieme a lei se ne andrà anche Alvin, che per tanti anni ha vestito i panni di inviato speciale in Honduras, per la Blasi. Quindi, oltre al danno arriverebbe anche la beffa, visto che Alvin per lei non è solo un collega di lavoro, ma anche un amico con cui condivide un legame speciale che dura da 20 anni. Insomma, da ben più tempo del suo matrimonio, ormai finito, con l'ex capitano giallorosso. Per il momento è ancora troppo presto per sapere che fine faranno Hillary Blasi e Alvin nel caso Pier Silvio Berlusconi dovesse decidere di rescindere loro il contratto e di non rinnovar loro la collaborazione per l'Isola dei Famosi 2024. Da parte del biscione tutto tace e anche i diretti interessati non si sono espressi in merito. C'è anche da ricordare che Hillary Blasi è una grande amica di Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi, quindi è possibile che, in nome dell'amicizia tra le due conduttrici, l'imprenditore decida di risparmiare il suo posto di lavoro e, di conseguenza, quello di Alvin. Per scoprire come andrà, tuttavia, dovremo pazientare ancora un po'.